far passare in galleria la ferrovia Roma-Lido proprio nel centro di Ostia. Il progetto, lanciato nel 2019 da un'unione di comitati, ha fatto passi in avanti ricevendo il benestare del Ministero dei Trasporti, che ha passato la palla alla Regione. Ed è proprio alla Regione che tornano ad appellarsi i cittadini. La galleria rappresenta per gli ostiensi una cosa eccezionale. Allora, com'è la situazione attuale? Il Ministero dei Trasporti, abbiamo avuto un incontro col direttore generale, ha detto: per me la galleria si può fare purché il treno, Roma-Ostia, venga considerata linea metropolitana. Quindi, essendo linea metropolitana, può passare in galleria nel centro di Ostia. Allora, situazione al momento qual è? Siamo andati in regione pure per parlare con l'assessore, il quale non ci ha ricevuto, abbiamo parlato col segretario. Comunque abbiamo chiesto all'istituzione di fare un progetto di fattibilità. Questo progetto lo deve fare la regione, però la regione al momento non si muove, quindi il finanziamento, diciamo, c'era la possibilità di avere il finanziamento. La regione deve fare questo progetto di fattibilità del costo di appena 15.000 euro, una sciocchezza, però al momento ancora non abbiamo nessuna risposta da parte della regione. L'abbiamo sollecitato, ministero ancora, regione, comune e il municipio, però una risposta ancora non l'abbiamo avuta da nessuno. La lettera che abbiamo inviato è recentissima, quindi speriamo che ci diano indicazioni su questo progetto importante per Ostia. Questo intervento di oggi è teso ancora una volta a sollecitare proprio questo aspetto, che se volete dite e volete fare di questa linea ferroviaria una metro, così com'è, è impossibile. Se ci ha imbeccato anche il Ministero nel dire che se diventa metro, e viene detto che deve diventare metro, può andare in galleria, allora che cosa aspettate? Il problema di carattere urbanistico ed ambientale è grave, perché qui i due lati del versante di Ostia Levante non dialogano tra di loro per via della ferrovia. Ci sono persone che da una parte all'altra non dialogano.